ovvero il fatto che la mattina in cui siamo andati a registrare il nostro video e non eravamo andati senza preavviso, lo sapevano, burocraticamente siamo stati chiusi fuori. E infatti nella schermata finale che è stata tolta c'era scritto che noi in sole 3 ore abbiamo dovuto riscrivere il copione del nostro video, fare le riprese. La nostra idea iniziale era quella di girare qualche scena all'interno della diga facendo notare l'assenza di acqua in una maniera ironica ma anche incisiva. Alla fine abbiamo dovuto raccontare la nostra esperienza da fuori. Dobbiamo dire che questo possiamo chiamarlo chiusura in un modo o nell'altro, non l'abbiamo riscontrata dall'inizio, solo quando abbiamo fatto la conferenza stampa. La conferenza stampa avremmo dovuto farla sulla diga, e non c'erano problemi, avevamo inviato una PEC in cui chiedevamo il permesso, eravamo stati autorizzati, ma quando si è capito, hanno capito che alla conferenza stampa ci sarebbe stata anche la stampa. Diciamo che si sono dimostrati un po' più resti a farci entrare, anche se io penso sia sottointeso. Comunque, la conferenza l'abbiamo fatta ugualmente, però abbiamo fatto, ad esempio, io potrei dire, i conti senza l'oste, perché abbiamo discusso della Liga, ma era assente la Soricar, che è l'ente attuatore del nostro progetto. La Regione Calabria, che noi abbiamo invitato anche inviando una PEC al Presidente Oliverio, che è l'ente programmatore del nostro progetto, ed è stato assente anche il Consorzio di Bonifica, invitato anch'esso, quello che non ci ha concesso di fare la conferenza sulla diga, e che non si è presentato alla nostra conferenza. Quindi una conferenza senza ente programmatore, senza ente attuatore e senza gestore. Ad ogni modo, adesso parliamo un poco del nostro progetto brevemente. Noi non monitoravamo in sé la diga sul bordo e i soldi spesi sulla diga, ma alcune opere di adduzione che sono state applicate ad essa. Solo che ovviamente, essendo la diga vuota, l'acqua non poteva essere prelevata da questa, ma tramite un bypass viene prelevata direttamente dalla sorgente. Mi ricollego a quello che diceva prima il dirigente scolastico del mio istituto, Preside Fazzolari, la difficoltà che abbiamo riscontrato nel raccogliere dati, perché è vero, ci sono, si trovano buona parte dei dati, però non sono ben organizzati. Abbiamo riscontrato un po' di difficoltà nell'analisi, nel mettere tutti assieme, anche perché il nostro è stato un progetto molto vasto. Noi si tratta di un progetto principale che è suddiviso in tanti schemi. Il nostro è lo schema Siderno-Locri, esiste ad esempio anche quello di Gioiosa Ionica, per dire. E quindi nel mettere assieme tutti questi dati abbiamo avuto un po' di difficoltà. Dall'ultima volta che siamo stati qui, durante l'Open Data Day, è cambiato sostanzialmente poco.